Buona per quanto riguarda il lavoro, c'è stata una bella energia, sicuramente le vittorie producono energia e fiducia e abbiamo lavorato proprio in maniera solida, concreta, ovviamente tutti tranne uno che è Larrey che non giocherà a Brindisi. Ce lo porteremo dietro, sarà negli 11 ma non giocherà la partita perché il dolore è forte. E quindi è inutile continuare. Già lui domenica ha giocato col dolore, però onestamente ripete la stessa esperienza, credo che non sia utile per il prosieguo di un campionato che ovviamente è solo all'inizio. E quindi pensiamo di non utilizzarlo, non pensiamo, siamo sicuri di non utilizzarlo e basta. Quindi faremo con gli altri sono andati molto bene, come dicevo, c'è voglia di fare una buona partita e ci vuole dimostrare qualche miglioramento, soprattutto per quanto riguarda il tiro, perché abbiamo giocato secondo me una discreta partita con Venezia, discreta nell'ambito di quella che è la partita di un inizio di campionato. Nessuna squadra è pronta, che se avete guardato un po' anche le altre partite, nessuna squadra sta tirando bene, con sicurezza, con automatismi oliati, questo è normale. Noi siamo andati avanti da questo punto di vista, cercando di migliorare il nostro sistema di attacco, che sappiamo che richiede sempre un po' più di tempo, quest'anno ovviamente ancora di più perché c'è dentro, abbiamo aggiunto un centro importante come Dexter. Sappiamo chi andiamo a incontrare, una squadra ricca di talento e come sempre con guardie esperte che hanno fatto il nostro campionato, che hanno molti punti nelle mani, una squadra con tanti giocatori stranieri, anche se devo dire temo particolarmente Zerini e Curnò perché sono particolarmente in forma in questo periodo e andiamo a giocare in un campo difficile, questo è scontato, lo sappiamo e faremo con quello che abbiamo. Faremo con quello che abbiamo, sappiamo le armi tattiche, ci aspettiamo che Pittman venga raddoppiato, che giocheranno contro di lui per indurlo a fare falli. Ormai non siamo nati ieri, un po' le partite le conosciamo e le vediamo. Quindi sarà una partita da alto contenuto tecnico e tattico, nonché fisico, perché dispongo di tanti giocatori di colore, tante guardie, molto importanti a livello atletico. Però fa parte del nostro campionato di altissimo livello, lo ribadisco una volta di più, e quindi loro sì, hanno perso, c'è stato un po' di clamore attorno alla loro sconfitta. Siamo solo alla prima giornata, però onestamente a un minuto dalla fine Pistoia erano sotto di uno, quindi poteva benissimo vincere come noi potevamo perdere con Venezia. Siamo tutti là, c'è molto equilibrio e quindi credo che andiamo là a giocarci la nostra partita sicuramente. Sei favorevole a toccare e giocare anche il giorno, perché alcuni tuoi colleghi non sono così entusiasti giocare in quell'orario. Allora, dal punto di vista mio personale preferisco, perché la domenica è un giorno terribile per noi, far arrivare alle 6 e un quarto è una tortura micidiale. Capisco però che da un punto di vista atletico e fisiologico mezzogiorno non è proprio l'ora indicata per nessun tipo di sport, tanto per capirci. Però io credo che andiamo in TV in un bel orario, credo che ogni tanto è un sacrificio che valga la pena fare. Questo è quello che penso. Poi è ovvio che se vinci sei più contento perché vai vedi gli altri alle 6 con un bello spirito, sei bello sereno. Se perdi non vuoi guardare niente. Però scherzi a parte, ben venga la TV, ben venga che facciamo questi sacrifici. Altre domande? Il morale dopo la vittoria con Venezia. Ma il morale è buono, ma come sempre questa squadra qua circoscrive molto gli episodi, sia i positivi che i negativi. Al martedì è già quasi tutto metabolizzato, onestamente. Quindi si va avanti, ti ripeto, si è lavorato con tenacia. Ieri, per dirti, dalla voglia che c'era, dall'atletismo che si è espresso fino all'ultimo giorno, al penultimo giorno, oggi faremo l'ultimo allenamento di rifinitura, Odom ha fatto un salto cascato male perché c'era veramente grande atletismo. Negli ultimi minuti Penny Williams si è scontrato con Vitali. Insomma, Belli carichi. sì, siamo un bel incerottati, però carichi lo stesso, questa è la cosa importante. Nella sfortuna di non avere Allan ci può essere un'occasione, insomma, per accelerare l'inserimento di Williams. Ma credo che gli altri non sono stupidi, quindi sanno benissimo che quando c'è un giocatore in meno
c'è più possibilità di minutaggio. E quindi credo che non siano così stolti da farsi scappare questa opportunità. Se ricordiamo l'anno scorso, quando Allan non giocò a Roma, purtroppo concomitante anche l'assenza di Fontecchio, venne fuori a zero. Da gennaio in poi venne fuori a zero. Quindi sono altri tempi, sono altre situazioni, però questo per risponderti che quando un giocatore magari vede la porta un po' più aperta, ci si butta dentro con più voglia e con più fiducia. Però è apparso forse il giocatore più indietro, cioè che si giocava contro Venezia, vero che forse era abituato a giocare 20 minuti e lì ha avuto il minutaggio, però è apparso un po' il giocatore un po' più, ancora non dalla Sono fidenza. d'accordo con te, sono d'accordo con te, anche perché gli chiedo cose un po' diverse da quelle che dei compiti che svolgeva da Agrigento. Agrigento aveva 35 minuti, se non 40 di gioco, poteva gestire tutti i palloni e quasi mai giocava playmaker, cioè giocava, cioè portava la palla con sapienza, però c'era Piazza che assorbiva il maggior numero di minuti. Qua gli sto chiedendo un po' tutto il contrario, perché nelle sue corde, come lo sto chiedendo anche a Michele Vitali, e quindi anche lui si sta un po' adattando al sistema oltre che al livello di gioco. Però sono d'accordo con te che è un po' più rispetto al gruppo più indietro, però sta facendo le ultime 2 settimane che secondo me passi importanti, sta mettendo qualche cosa dentro al proprio serbatoio. Dicevi prima che ti aspetti che attacchino Bisman perché a lui di palle si può proteggere un po' con una zona 2-3 più del solito, no? Beh, sicuramente abbiamo anche noi le nostre armi tattiche e quindi ce n'è più di uno, non solo la zona, ci sono altri sistemi difensivi, sicuramente siamo consci. Però sono anche dell'idea, e lui lo è d'accordo con me, che più esprimerà pian piano che starà a posto fisicamente, aggressività, più sarà meglio per lui. E quindi sarà anche più difficilmente attaccabile. Tutto passa come sempre dallo star bene e dall'avere una forma fisica atletica importante. Sta un po' asciugando, sono arrivato che era un po' troppo Beh, pesante. come tutti, voglio dire, per adesso lui è già a posto con il peso, devo ancora di più diventare un atleta come tutti. Ok? Forse adesso lui che è veramente stra a posto è Odom, okay? Infatti ieri ha fatto bene di volare da 10 metri e ha battuto testa e schiena, che se succede a me sono morto. Domani facciamo i memorial valli. Lui invece, grazie a Dio, lui ha detto, oh, guarda, sto benissimo. Va bene, beato lui, gli basta la nottata. Quindi questo è, insomma. Altre cose? A posto, allora. Grazie.